Qual è la cosa che fa più male in questo momento? Ripensare di quei momenti che si vedeva il fango che aumentava sempre di più e soprattutto vedere i miei suoceri che erano dietro la porta a chiedere aiuto e se non era per il figlio qua di un carabiniere che si buttava, passava dall'altro lato dell'abitazione sfondando un vetro e scendendo a dargli la mano d'aiuto ai miei suoceri, a quest'ora c'erano i morti, ecco. Ho sentito Giampiero dall'altro lato della strada che gridava salite sopra, salite sopra. Io allora lì ho capito che c'era gente sotto e la prima cosa che ho fatto è buttarmi giù subito dalle scale e andare a dare una mano. La cosa che mi fa più male è sapere che molta gente che viveva qui sia estate che inverno ha perso tutto. Però la cosa che mi rincuora è che comunque in questi momenti nessuno riesce ad abbattersi mai. Qua siamo un merda e continueremo a essere nella merda, perché quello che è successo 2 o 3 anni fa si è ripetuto oggi, però peggio di allora, ma nessuno prende provvedimento. Fino a ieri c'era un caos, un casino, non sapevano tutti quei mezzi dove andare. Stamattina si è presentato un signore con carta e penna e li ha divisi e così forse stanno facendo qualcosa di lavoro. Io grazie a Dio sono usato, io e la mia famiglia, se poi di là uso così. Li rifaremo, piano piano. Una mano andata uno sindaco, spero. Spero. Noi qui in casa avevamo tutto, c'era pure il lavoro di mio marito perché lui è perito assicurativo e quindi tutte le pratiche ce le aveva a casa, il computer, quindi ha perso tutto. Ripartiremo da zero, ce la faremo. L'importante è che siamo tutti qua, non ce la possiamo prendere con nessuno, non mi va di dare la colpa a nessuno. L'unica cosa che vorrei è aiutateci il più possibile, soprattutto per chi ne ha di bisogno. Hanno voluto di pompe, ma non funzionano i pompe. Non tirano. Ora entrare una pompa, ora vediamo. Non hanno i mezzi adatti, completamente. Una pompa da 20 euro, obbrico comprata, e funziona. E le pompe che hanno non tirano. Che a dire, più così aiuto. Ma caduno, manda a caduno. Casemo. Il primo giorno non è venuto quasi nessuno, tranne un privato che ho chiamato io per togliere il fango. Adesso ci sono queste della forestale che ci stanno aiutando veramente, ci stanno dando una mano e mio figlio ha sentito in televisione che danno dei pasti caldi. Qua non arrivano neanche i panini e neanche l'acqua. Queste persone devono lavorare senza poter bere. Io è la terza volta che prendo l'alluvione. La terza alluvione che prendo, quella del 2009, quella del 2011 e ora qua. C'è una cosa allucinante. E non c'è nessuno, non c'è nessuno. Noi siamo nella forestale, abbiamo fatto 4 mesi stagionale ogni anno e adesso siccome non c'è più incendio stiamo aiutando queste famiglie disagiate e quindi noi non abbiamo paura del lavoro, siamo persone che lavoriamo. A volte le persone dicono che noi siamo inutili, ma non è vero, noi lavoriamo col cuore.